Si libera bene di Aquilani, ancora Leo, sta per entrare in area di rigore, fermato fallosamente calcio di punizione fuori della Roma. Siamo a 3 metri dall'area di rigore, bella azione da parte di Leo. Gran bella azione da parte di Leo, il fallo di Felipe Melo che ha toccato il piede d'appoggio. Ora questo calcio di punizione e poi sarà la fine del primo tempo. Magari riuscire a trovare il gol del pareggio proprio adesso. Probabilmente tirerà il capitano. Protesta dei giocatori della Juventus nei confronti di Rizzoli, il fallo c'era assolutamente, era netto. Questa, dicevo, il dubbio su quel intervento in area di rigore di Chiellini su Mexes, che aveva, lo aveva saltato, di certo non ha toccato il pallone. Toccherà Vucinic, tirerà poi il capitano. Tutta la Juventus nella sua area di rigore, fortissima la barriera. Tocca il capitano, toccherà Vucinic, tocca Mirko, parte il capitano, il destro angolo, è stato deviato, chiedono però il calcio di rigore il giocatore della Roma, perché c'è intanto un'ammonizione nei confronti di un giocatore della Juventus. Il giocatore della Roma chiedono il fallo di mano, e forse allora sì, l'ha dato, allora dovrebbe essere calcio di rigore, e allora è calcio di rigore, e allora è calcio di rigore. Protestano tutti i giocatori della Juventus, lo rivediamo, il tiro. Eh sì, il fallo di Pepe, assolutamente sì, ha allargato il braccio, calcio di rigore in favore della Roma, calcio di rigore in favore della Roma al 47esimo minuto, il fallo da parte di Pepe, assolutamente netto, ha allargato proprio il braccio, netto, tutti a protestare, Del Neri protesta, beato chi lo capisce, poi si mangia pure le parole. Intanto adesso tutti i giocatori intorno al guardaline, che probabilmente è stato lui a dare... Pepe intanto è stato ammonito, grande opportunità per la Roma, calcio di rigore, si è allargato il braccio, si era girato ma ha allargato il braccio, assolutamente c'era. Proteste ancora, c'è calcio di rigore in favore della Roma, fallo di mano c'è stato. Va Pepe adesso a parlare con Rizzoli, probabilmente è stato proprio il guardaline forse a dare l'indicazione a Rizzoli, inizialmente non mi sembrava che avesse dato il calcio di rigore in favore della Roma, grande opportunità per la formazione giallorossa, e il capitano contro Storari, c'è Rise che si è messo in ginocchio vicino alla panchina, ultima azione del primo tempo. Calcio di rigore in favore della Roma, Storari in porta, forza capitano, siamo proprio nel finale del primo tempo, sta per fischiare Rizzoli, ovviamente dice ai giocatori di non entrare in area, parte il capitano, il tiro, no! Il suo primo gol in campionato proprio al piattone della Juventus, intanto l'arbitro ha fischiato, tutti quanti a festeggiare, adesso il capitano che ha spiazzato letteralmente Storari da una parte, il pallone dall'altra, Roma che pareggia nel finale 1-1 al termine del primo tempo, al 48esimo il gol di Francesco Totti sul calcio di rigore, il gol del capitano del Bimbo d'Oro che spiazza con grande freddezza il portiere Storari, gol di Iaquinta quindi al 34esimo, gol del capitano sul calcio di rigore al 48esimo minuto, come l'anno scorso, 1-0 per la Juventus, pareggio di rigore su rigore di Totti, speriamo bene che finisca anche come l'anno scorso.